Eccoci qui, appuntamento dedicato all'Oltrepò Pavese, oggi azienda Scuro Passo. Siamo in compagnia di Fabio e Flavia Marazzi che hanno deciso giustamente di farci vivere un po' al loro territorio, quindi girando questa intervista nel loro vigneto, o meglio, in uno dei loro vigneti. Ciao Fabio, ciao Flavia, come state? Ciao, ciao Paolo, Buongiorno. buongiorno a tutti. Stiamo bene, oggi finalmente una bella giornata dopo qualche giorno di pioggia e di temporali che fortunatamente per noi non ci hanno fatto danni, fortunatamente. Però oggi è una bella giornata limpida. E qui siamo nel punto più alto del comune, del confine fra il comune di Pietra dei Giorghi e Cicognola. Siamo sulla costa delle Barosine a 348 metri sul livello del mare. Quindi Allora al punto più alto di due comuni. Fabio, costruiamo un po' di storia della tua azienda. Voi adesso rappresentate due generazioni, Flavia che ormai a pieno regime è al tuo fianco con il suo entusiasmo, la sua ondata, insomma, di novità. Tu hai un'azienda che ha una storia molto interessante che mi piacerebbe che in sintesi ci raccontassi un pochino il passato per poi collegarci a quello che è oggi la vostra grande vocazione agricola. L'azienda nasce nel 62 ad opera di mio padre e mio zio, che provenivano da un'altra realtà sempre molto grande, una realtà sempre nell'ambito vitivinicolo. L'azienda nasce nel 62, aveva terreni di proprietà prevalentemente a Pino Nero e a Buttafuoco. E la fortuna dell'azienda, diciamo, il punto fondamentale di partenza è stata la collaborazione importante fra noi e un'azienda della Francia Corta, un'azienda molto importante della Francia Corta, una collaborazione per vinificare per loro le basi spumanti da Pinot Nero della Valle Scuro Passo. E questa collaborazione è stata un po' una partenza che ci ha permesso di dedicarci negli anni soprattutto a fare tutta quella grande esperienza, una grande esperienza sulla vinificazione di questo patrimonio viticolo di questo territorio, il Pino Nero. Ecco, grazie Fabio. Io ci tenevo molto a esordire in questo modo perché le radici sono poi la base per costruire il presente e il futuro, no? L'Oltrepò ha queste radici, una grande radice agricola, di gestione di un grande patrimonio di colline, ma la storia dell'Oltrepò, soprattutto nel territorio che voi rappresentate, è anche una storia legata a questa vocazione, che oggi probabilmente non è così, posso anche dire per fortuna, più attuale, che però ha rappresentato per tanti anni l'attualità, la storia delle vostre colline, cioè quella di produrre uve, perché la vocazione della Valle Scuro Passo in particolar modo è qualcosa che ha davvero delle grandi radici, di produrre uve, soprattutto Pinot Nero, finalizzate appunto fornire appunto queste grandi aziende. Poi c'è stata la Francia Corta, ci sono altre aziende che hanno lavorato più con il Piemonte. Ecco, questa è la storia dell'Oltrepò Pavese, una storia che però si sta rinnovando e la nostra guida, insomma, ha deciso da un po' di anni di dare visibilità alla vostra azienda perché a nostro modo rappresentate proprio quello che è l'evoluzione del territorio, cioè una storia che avete ben descritto, quindi di produzione di uva per altri, una storia quindi di grande vocazione del Pino Nero. E oggi un'attualità che è fatta invece di filiera, di animo agricolo, che poi magari ci racconterai, ecco, rispetto anche a quelle che sono le novità degli ultimi tempi per quanto riguarda appunto il vostro passaggio ad azienda agricola, e quindi un futuro che ai nostri occhi è sicuramente dedicato a questo, cioè quello a tenere in casa questo grande patrimonio di uve e di valorizzarlo all'ennesima potenza. Allora, Fabio, quindi parlaci un po' della tua attualità. Il passato è passato, non si rinnega, è sicuramente qualcosa importante che vi ha permesso anche di costruire un grande bagaglio di
esperienza tecnica. Oggi l'attualità e il futuro, visto che c'è Flavia lì con te, in cosa Certo. Beh, una piccolissima premessa, beh, sappiamo che la Valle Scuropasso, come dicevi tu, la sua grande vocazionalità è dimostrata dal fatto che fin dal 1865 i piemontesi con Carlo Gancia hanno fatto le prime sperimentazioni di pino nero da metodo classico proprio qui a Rocca dei Giorgi, che è il comune, l'altro comune che insieme a Pietra dei Giorgi fanno parte dei comuni più vocati della Valle Scuropasso a pino nero per il metodo classico. Detto questo, poi c'è stata l'evoluzione, queste collaborazioni si sono interrotte, si sono poi queste aziende hanno preso la via di casa e quindi noi abbiamo già da tantissimi anni concluso la filiera mettendo in bottiglia quei prodotti che prima erano destinati ad altre situazioni. E quindi Flavia è la quarta generazione in azienda. E quindi questo progredire delle esperienze fatte prima ci ha portato oggi a vinificare ed imbottigliare tutta la nostra produzione. Ecco, un'altra scelta che però è importante, ecco, che caratterizza il vostro percorso. Ecco, una delle caratteristiche che ha un po' contraddistinto il vostro operato negli ultimi anni, Fabio conferma, è anche la scelta di orientarsi su poche tipologie, no? Come ormai tutti sanno, l'Oltrepò ha questa grande vocazione. Non solo nella qualità delle vigne, ma anche nella diversificazione dei prodotti, no? A volte questo può essere letto anche in chiave critica, no, Fabio? A volte è qualcosa invece effettivamente legato alla grandissima variabilità di terreni, al fatto che ci sia anche un frazionamento di terra, per cui c'è chi ha terreni in zone chiaramente vocate per il metodo classico, chi in zone da rossi. E insomma, questi due aspetti hanno portato effettivamente a lavorare tantissimo sulla gamma. Un fatto invece molto apprezzabile nel vostro caso è che questa gamma negli ultimi anni l'abbiate drasticamente ridotta, no? E quindi fa piacere, insomma, il livello di specializzazione che avete intrapreso, che però evidenzia il fatto che voi lavorate su due filoni identitari. Uno è quello del metodo classico e l'altro comunque è l'altro vino che per voi è molto importante dal punto di vista storico, che è il Buttafuoco. Allora, Certo. questa scelta di ridurre all'osso la gamma, come la racconti, Fabio? È la nostra filosofia, non vuole essere con questo una critica verso chi dimostra con i suoi vigneti che l'Oltrepò è vocato a tantissime varietà e tipologie di vitigni. A noi ci piace concentrarci sulla tradizione, su quello che sono i vini che poi hanno fatto la storia di questo territorio. E parlo vabbè, Pino Nero, l'abbiamo detto, del metodo classico, più di 150 anni. E nella prima fascia collinare, in fondo alla Valle Scuropasso, si parla di Buttafuoco, lo Speroni di Stradella, confinato fra i torrenti Scuropasso e Versa, sono le zone dove ci sono le vigne storicamente vocate a questo grande vino, che è un vino di vigna. Quindi il fatto di concentrarci su le nostre poche tipologie è solamente per valorizzare le vigne nelle espressioni di quelle che sono la massima tradizione. Infatti, quando mi chiedono a volte avete delle novità, avete fatto un vino nuovo, ci piace dire abbiamo fatto una vigna nuova, cioè un vino da una vigna nuova. Quest'anno usciremo con il terzo Buttafuoco della terza vigna di Canneto Pavese, che affiancherà le altre due di Cigognola e di Pietra dei Giorgi, proprio della prima fascia collinare davanti al torrente Scuropasso. Quindi saranno delle vigne nuove, ma vini nuovi, non abbiamo vitigni internazionali, abbiamo solo quei 3-4 vitigni che compongono la storicità dell'Oltrepò Pavese. Flavia mi conferma perché, devo dire, la quarta generazione ha 21 anni, però forse questa mentalità è più radicata in lei che in noi anziani, in quanto noi ci tiriamo dietro questo retaggio che è quello di che l'Oltrepò vide bene tutto, quindi faccio 50 vini. No, lei è stata più drastica ancora di me dicendo facciamo bene quelle poche che ci vengono veramente bene e sono quelle della tradizione. Un po' ecco, il concentrato di questa filosofia è qui. Flavia, tu come ti sei, vabbè, con un papà così è difficile, però come ti sei
avvicinata, ecco, qual è un po', diciamo, il tuo contributo che stai portando in azienda, che porterai? Io mi sono avvicinata a questo mondo quando ho finito la maturità, perché ho cominciato ad affiancare papà nel suo lavoro per vedere veramente che cosa significasse fare questo lavoro in tutti i suoi aspetti, sia quelli più positivi che quelli invece meno positivi. Perché volevo scegliere di fare questo lavoro soltanto se era veramente la mia passione. E sono cresciuta in una famiglia che appartiene a questo mondo, sia dalla parte della mamma che dalla parte del papà. Però non era scontato che lo scegliessi, anche perché non ho avuto alcuna forzatura o condizionamento da parte dei miei genitori. E alla fine però ho intrapreso il percorso di studi universitario triennale che ho finito proprio poco tempo fa. Adesso farò altri 2 anni di magistrale. E comunque ho cominciato ad affiancarlo, a vedere come il suo lavoro e soprattutto ci siamo concentrati appunto, come diceva lui, su valorizzare i vitigni, in particolare le nostre vigne che hanno rappresentato la tradizione, anche la storia un po' della nostra famiglia, come abbiamo detto prima. E poi il mio obiettivo, quello che vorrei fare, è riuscire a portare sempre di più in ogni passaggio il territorio, questa grande vocazione dell'Oltrepapavese in bottiglia, cioè riuscire a trasmettere tutto quello che le potenzialità di questo territorio, farlo nel modo più rispettoso possibile dalla vigna, della tradizione e quindi del territorio stesso. Beh, sì, Brava, diciamo, brava. sicuramente ecco, visto che avete scelto di girare questo video in linea, ci fate vedere un po' il paesaggio dell'oltre, così commentiamo a chi guarderà questo video anche la bellezza, insomma, di queste colline e poi l'aspetto nazionale. Ci fate fare un piccolo tour. Allora, Dicevo, qui ecco. Dove siamo lì? L'avete detto prima, però giusto per siamo inquadrare. sulla costa, detta la costa delle Barosine, che è il confine fra Pietra di Giorgio e Cicognola, e qui siamo in un Adesso vigneto di pino nero in allevamento, perché facciamo siamo nel vedere. punto più alto dei due comuni, dicevo prima. Perché Cicognola è 309 metri, Pietra di Giorgio è 311 metri, qui siamo a 350. Se ti giri di Quindi là. questo è un nuovo impianto che avete fatto. Sì, un impianto recentissimo, una pendenza direi considerevole e vediamo il castello di Cicognola sotto. E quindi una bella altitudine, una bella esposizione che è nord pieno questo perché per il pino nero base spumante le esposizioni richieste sono quelle ormai verso nord, verso est, non certo verso sud, dove viene molto Soprattutto bene il diciamo in fuoco. questa zona. Per esempio, voi avete, se non ricordo male, anche una vigna più in quota, giusto Fabio? Sì, la Valle Scuro Qualcosa Passo. negli anni sta avvenendo, insomma, da parte di chi può e da parte di chi vuole investire comunque anche nella zona più quasi montana, no, dell'Oltrepopavese. Ci Certo, parli un po' la di Valle. questa vigna? Sì, è una vigna di Ruino, del comune di Ruino. E diciamo che su questa altitudine sono 600 metri sul livello del mare. Fino a qualche anno fa, sinceramente, era vista un po' come ingestibile da sola perché era una vigna dove la maturazione completa avveniva molto, sempre raramente negli anni. Adesso con questi cambiamenti climatici ci fanno considerare queste vigne anche prese da sole, quindi vinificate separatamente e ci portano ad avere un quadro acido, insomma, una maturazione fenolica a bassa gradazione, per entrare nel tecnico, le caratteristiche fondamentali per ottenere un buon metodo classico. Perfetto. A proposito di vigne, entriamo un po' nel vivo con qualche sfaccettatura rispetto alla vostra un po' identità enologica. Allora, metodo classico è il vostro, diciamo, prodotto di riferimento. Avete voluto, diciamo, valorizzare il territorio anche con un nome ben chiaro, Sì. Rocca Pietra. Rocca Pietra perché? Beh, Rocca Pietra perché secondo me nel nome si identifica nei due nomi, i due comuni che sono l'espressione, secondo me, più alta del pino nero per la base spumante, che sono Rocca dei Giorgi, dove è nato, e Pietra dei Giorgi, dove siamo noi come azienda. E sono i comuni un po' simbolo, diciamo, insieme ad altri, logicamente.
di questa fascia collinare della Valle Scuro-Passo che va dai 250 ai 350 metri sul livello del mare. In questa fascia, insomma, queste aziende che citavamo prima sapevano benissimo perché venivano qui ad accaparrarsi le uve, i mosti, i vini di questa valle. Come lo fate? Qual è la vostra interpretazione del metodo classico? Che a noi piace molto, però per raccontarla un po' in sintesi al lettore e a chi guarderà questo video. Beh, la ricerca innanzitutto della massima espressione del territorio. Infatti poi Flavio ti parlerà di quello che è la sua passione, il suo progetto, che l'applicheremo anche, lo stiamo già applicando al metodo classico, al nostro metodo classico. Però la filosofia nostra del metodo classico è negli anni di arrivare ad avere, adesso non è, sono parole che vogliono esprimere questo, ad avere un po' la vigna nel bicchiere, cercare di mantenere il bicchiere, quindi ad esempio nel Pas d'Auzet, nel nostro zero, alla sboccatura non c'è più liqueur, non c'è più neanche con vino di riserva e c'è la colmatura delle bottiglie, della perdita del residuo, colmatura delle bottiglie fatta con vino proveniente da bottiglie della stessa catasta, quindi proprio un pauperé, come direbbero i nostri cugini Franciacortini. E quindi riuscire ad ottenere quello che il territorio può dirti in quell'annata attraverso un lavoro che negli anni si è fatto sempre di togliere piuttosto che aggiungere, togliere sempre anche a pratiche enologiche che si facevano prima. Oggi dimentichiamo, non ci sono più piedi di avviamento, il mosto fermenta con i suoi lieviti indigeni, non c'è più collaggio, non c'è più pianifica, perché il mosto fiore logicamente non ha bisogno di nulla, quindi il mosto fermenta spontaneamente e si traduce in vino base che poi rifermenterà in bottiglia per seconda fermentazione fino ad oggi con zucchero aggiunto di canna, e adesso Flavio parlerà di cosa vorrà fare e cosa stiamo facendo per la seconda fermentazione, per andare avanti con questa filosofia. Sì, perché è proprio quest'idea, questo obiettivo che ci siamo posti da subito, che condivido con papà, di riuscire ad esprimere tutto il territorio in tutte le sue sfumature, anche in un prodotto come il metodo classico. E allora per fare questo io sono l'oggetto del mio tirocinio, poi della mia tesi triennale, è stato appunto il progetto Solo Uva che si è sviluppato in Franciacorta, perché consiste nell'utilizzare il mosto messo da parte durante la vendemmia, durante ogni fase, quindi anche durante il tiraggio e poi anche alla sboccatura nel caso dei prodotti che presentano residuo zuccherino. E grazie a questo procedimento si riesce a raccogliere l'uva innanzitutto a maturità fenolica più avanzata, perché la gradazione può essere leggermente più alta rispetto al metodo classico tradizionale, in quanto con il tiraggio non si ha l'aumento del grado alcolico. Quindi un'uva più matura ha anche una migliore espressione delle molecole aromatiche e quindi anche in quello che il territorio dà. E dobbiamo sfruttare questa cosa. E per farlo la mia idea poi è, adesso abbiamo cominciato con qualche esperimento, e poi di portarlo comunque nella nostra produzione, integrarlo completamente. Perfetto, dai, prova, insomma, che l'azienda è inarrestabile, ecco, anche nel voler Poi con questi sperimentare, giovani mettersi in non puoi gioco. star fermo un attimo, eh? Ti Bravi, bravi. tengono Ecco, vivo. lavorate anche sul lungo affinamento in bottiglia, è un dettaglio non da poco, ecco, anche questo, insomma, fa piacere, valorizzarlo. È un'esigenza del Pinot Nero, specialmente in questo territorio. È un'esigenza perché si è capito che la permanenza sui lieviti gli dà quella maturità, quell'evoluzione giusta e quell'espressione che non lo fanno diventare un prodotto banale. Quindi tiri fuori dal lungo affinamento tutto quello che questo vitigno in questo territorio può dire. Ci piace anche un cambiamento che è stato fatto negli ultimi anni, è di magari non arrivare ai 60 mesi canonici che ci prefiggevamo, specialmente sul Pas d'Auzet, magari anche ridurre un attimo questo affinamento così lungo a favore di un terzo affinamento in bottiglia sul tappo di sughero, cioè si predilige magari 48-50 mesi sui lieviti e magari 12 mesi almeno di permanenza sul tappo di sughero prima della messa in commercio. Quindi, perché il terzo affinamento, dopo la sboccatura,
molto importante secondo me. Si è capito da poco tempo, però si è capito. Parlando di tempi di affinamento comunque decisamente superiori alla media, no? Questo vi dà valore e poi soprattutto è qualcosa che si ritrova nei vini, quindi è qualcosa da valorizzare. Diciamo che la nostra è un'azienda familiare, artigianale, e quindi i numeri non sono numeri importanti, sono numeri abbastanza contenuti e ci permettono di seguire passo passo e ci permettono anche di lasciare riposare le bottiglie nelle nostre cantine, visto che sono comunque quantità che ci permettono di gestirle ancora personalmente tutta la filiera e tutto quel procedimento. Sì, è sempre stato così e adesso si continuerà su questa falsa riga, però ripeto, è molto importante quello che una volta si diceva che dopo la sboccatura va bevuto entro i 6 mesi, un anno. Ci piace dire che va bevuto dai 6 mesi, un anno in poi dopo la sboccatura, perché il vino ha una vita e vive, se hai lavorato bene prima, dopo la sboccatura. Poi tu forse avevi avuto modo di bere insieme a noi una Magnum, mi sembra 2008, sboccata nel 13, con quindi 7 anni di permanenza sul tappo di sughero, e insomma aveva dei sentori insomma, interessanti. Certo, adesso non riusciamo a trasmettere sensorialmente questi aspetti ai nostri lettori, però come così per concludere, l'invito è sempre quello di andare a sperimentare di persona queste Certo, possibilità. accogliamo con piacere qualsiasi ospite che volesse Esatto, farci visita. per dire cosa? Per dire che la famiglia Marazzi, oltre ad essere veramente una famiglia di grande valore per la produzione di vini, metodo classico in particolar modo, Luttafuoco anche, è anche una famiglia di grande ospitalità. Poi la vostra cantina non è un caso, insomma, che sia collocata lì in un posto anche strategico, accessibile, e quindi può essere davvero un'opportunità per conoscere un po' la vostra storia, una storia che passa anche attraverso questo, gli lunghi affinamenti in bottiglia che hanno davvero tanto da raccontare sia di voi, ma sia soprattutto di un territorio che, lo diciamo sempre, è ancora un po' trattenuto da se stesso, ma che ha personaggi, insomma, come voi che stanno lavorando per invece ribaltare un po' la questione sono tanti, sì, questo è giusto dirlo. Ci sono Sono tante aziende comunque che lavorano con prodotti di eccellenza, quindi mi certo. piace dire, c'è una bella squadra di aziende che lavora su alti livelli ed è un bene questo, perché saranno quelle, soprattutto se supportate da questi giovani, ce ne sono tanti anche coetanei di mia figlia e quindi di Flavia, che secondo me avranno da dire cose molto belle nei prossimi anni. E sono tanti questi giovani, tante queste aziende che lavorano con un'unica filosofia dell'eccellenza. Già, Fabio e Flavia, io vi ringrazio a nome di Slow Wine, di tutti. L'invito poi è chiaramente di vederci di persona perché è sempre più Ecco. efficace, però quest'anno ci siamo dovuti un po' arrangiare in questo modo, ma un arrangiarci che ci ha permesso di raccontare un po' di voi, di vedere sullo sfondo il castello di Cicognola, ma non solo, adesso. Se fossimo un po' attenti e ci fosse magari un po' meno foschia, si vedrebbe Pavia, Milano, Oh, si vedono le Alpi, si vedono l'Oltrepò, le Alpi, le Alpi, il l'Oltrepò, Monte queste Rosa davanti agli occhi. grande bellezza, ecco, anche estetica, paesaggistica, per cui vale la pena davvero approfondirlo e conoscerlo. Che altro Grazie. dire? Un saluto anche al resto della famiglia, perché non va dimenticato che comunque la vostra azienda familiare è completa, quindi dove ognuno ha il suo ruolo, voi siete sicuramente il braccio più operativo, però ricordiamo tutti, ricordiamo, ecco, soprattutto Manuela, Sì, Emanuele, Francesca, l'altra figlia, che Francesca, comunque hanno un ruolo importante, senz'altro, certo. l'altra figlia. Esatto, che hanno un ruolo fondamentale. Grazie Sì. Grazie ancora, Fabio, grazie. Paolo, grazie a tutti, veramente, grazie di questa intervista che ci ha fatto molto piacere. Grazie davvero. A presto.